Un sincero saluto a tutti e tutte. Se qualche pigro, qualche pigra sta aspettando qualche video qui su questa piattaforma, ebbene, questo non è il binario giusto. Vi invito a vedere il meraviglioso video Campanelli d'allarme e pifferai magici, tratto da un bellissimo commento di La Nona Elica. Ma dove posso vederlo? Ma su indice alfabetico, dal menu a tendina attraverso il sito web tinelli.eu, con oltre 2500 voci, scorrendo fino a Campanelli d'allarme e pifferai magici. Su indice alfabetico in primo piano trovate sempre video straordinari con notizie che difficilmente trovate su questa stazione. Avete afferrato che dovete cambiare stazione? Bene, oggi rivediamo la Luna. Durante il giorno la parte non illuminata prende il colore dell'azzurro del cielo, a meno che il cielo non sia inquinato dalle porcherie delle irrorazioni per modificare il meteo. Invece di notte, non è che lì smettono di fare le irrorazioni, invece di notte, dicevo, la Luna prende il colore nero dello sfondo del cielo. Per coloro che hanno avuto modo di approfondire attraverso Storia perduta della Terra piana, sanno che si tratta di qualcos'altro. Ma torniamo a noi. È nera o azzurra perché riflette il cielo nero di notte, azzurro di giorno o è trasparente? Ma prima andiamo a vedere un pianeta, la stella errante conosciuta come Marte. Emette una luce variabile la cui intensità appare energetica anziché semplicemente una condizione atmosferica, come ci insegnano, e non ha le caratteristiche di un pianeta. Questo è un filmato vero, non immagini in CGI come quelle diffuse dai governi e dalle agenzie spaziali governative. Torniamo alla Luna di notte. Proprio là si vede Marte, gente. Si vede benissimo Marte che non è finito dietro la Luna. Tutti ci aspettiamo che Marte transiti dietro alla Luna, ma qui rimane bello in vista. Quando è stata fatta questa ripresa faceva molto freddo, era febbraio, al mattino presto, ma si vede benissimo Marte che luccica esattamente dietro la Luna. Allora? La Luna è trasparente? Sì, lo so che esiste l'immaginazione comune di credere quello che ci hanno iniettato a scuola. Ma facciamo una cosa molto semplice. Andiamo a vedere un altro video di Marte e poi scorriamo avanti e indietro fotogramma per fotogramma. Vedete le luci che sono blu, arancione, blu acqua, arancione, blu. Come potete vedere sono degli autentici flash, bianco, arancione, blu. Giusto per farvi vedere, si tratta di flash colorati. E adesso torniamo alla Luna ripresa dal video che abbiamo appena visto. E anche qui avanziamo fotogramma per fotogramma. Ovviamente è stata fatta una ripresa tremolante, ma vediamo da qui. Anche qui le colorazioni sono arancione, blu, blu, arancione, blu. Ma non si tratta della luce della Luna, è una colorazione separata, arancione, bianco, arancione, blu. Come potete vedere i colori cambiano continuamente. Thank you.
Vedete? Il colore dominante è l'arancione. È incredibile, ma adesso facciamo uno screenshot. È assolutamente, totalmente arancione. È Marte. È una stella? Forse, ma di sicuro luccica, scintilla, tremola. Ma la domanda rimane. La stella è davanti alla Luna o la Luna è trasparente e si trova dietro alla Luna? Fate voi. Per me è un oggetto celeste che luccica attraverso la Luna, come disegnato in molteplici e diverse bandiere.